con Davide Ferrario, co-regista del documentario Italo Calvino nelle città, al cinema da lunedì 28 ottobre 2024. Ben trovato. Ah, ben ritrovati anche voi. Chi Che lavoro è questo? ha visto il mio precedente film su Umberto Eco, La Biblioteca del Mondo, potrebbe sembrare una prosecuzione o qualcosa di molto simile. In verità non è che ci avessi grande voglia di fare un altro film letterario subito dopo Eco, che era stato peraltro un film di parecchio successo anche all'estero. Però non ho resistito alla proposta di Marco Belpoliti, che cofirma il film con me e che aveva questa idea, essendo soprattutto il centenario di Calvino l'anno scorso ed essendoci dei fondi, perché l'Italia funziona così, ci sono i fondi, cioè se c'è l'anniversario, se no un anno prima, un anno dopo no. Insomma, era un'occasione da prendere al volo e l'idea di Marco era molto bella, quella di parlare di Calvino attraverso le città, che erano sia le città in cui lui aveva vissuto, che aveva amato, come New York, che le città invisibili del suo famoso libro del 72. E quindi il film è, non so se definirlo documentario, sicuramente molto misto, perché ci sono attori come Valerio Mastandrea, Violante Facci, Alessio Vassallo, Filippo Scotti, che era il ragazzo della Mano di Dio, e c'è bel materiale di repertorio, ma mi verrebbe, avrei l'immodestia di dire che è un film un po' alla Ferrario, cioè dove trovi mescolati i generi. Come lo avete articolato? Ci sono due linee narrative principali, appunto, una vagamente più tradizionalmente documentaria, che è quella delle città in cui lui ha vissuto, cioè da Sanremo dove è nato, Torino dove è diventato scrittore lavorando all'Einaudi, poi c'è Parigi dove ha vissuto a lungo, New York è anche una città che lui amava molto, lui diceva di sentirsi newyorkese anche se non ci ha mai abitato realmente, per arrivare a Roma, che è stata la città dove ha vissuto più a lungo, dice anche senza sapere perché, cioè, bellissima battuta, e poi la Campania Toscana, dove poi è morto prematuramente. Questo è un asse. L'altro asse narrativo invece sono le città invisibili, ce ne sono credo 9 o 10 di città invisibili, che sono rimesse in scena in maniera, dire, anche ambiziosa con Violante Placido, che è la musa, la Beatrice che ci accompagna in questi viaggi, in questi luoghi molto astratti ma molto reali, perché non c'è niente di effetto speciale. E sono alcune le città che aveva descritto Calvino, cioè le città invisibili nel senso che sono quelle dove viviamo ma che non riusciamo a vedere. È come applicare una radiografia al nostro corpo, no? Il nostro corpo lo conosce fuori, ma dentro c'è tutto un mondo che non vedi di solito, però siamo ancora noi. Ecco, questo è un po' il gioco che abbiamo cercato di fare. C'è anche una gran cura nell'estetica dell'immagine. E inevitabilmente, se provi a fare questa operazione, devi essere molto ambizioso sia nella scelta delle location che nella qualità della fotografia, che nei costumi, che nelle scenografie. Quindi ringrazio tutti i miei collaboratori. Devo dire, dall'impatto che ha avuto sia alla Festa di Roma che sta avendo in sala il film, vedo che il film arriva esattamente a quel livello lì. Diciamo che quello che abbiamo evitato di fare è stato di correre dietro a una filologia. Quando parla, per esempio, Calvino della città dei tubi, si fosse in un cartone animato, la si poteva fare in animazione, forse con gli effetti speciali hollywoodiani, ma se ci provi con i mezzi che puoi avere con un documentario, fai una brutta figura, manca anche di rispetto. Ho cercato di lavorare in sottrazione, che era quello che faceva Calvino. Calvino scriveva libri brevissimi. I suoi racconti sono essenziali, ma se ci lavori sopra scopri che ogni parola è veramente scolpita per caricarla del massimo significato. Ho cercato di fare la stessa cosa, cioè di trovare luoghi riconoscibili del mondo intorno a noi, ma che è il bello del cinema. Se un posto lo conosci, una faccia la conosci, nella realtà è una cosa, ma se gli metti un contorno, un fotogramma, se gli metti una cornice, se la inquadri, diventa tutta un'altra cosa. La scelta letteraria com'è stata? La cosa interessante è che non c'è una sola parola detta in questo film che non sia stata scritta o detta da Calvino, salvo una parte finale che è, ahimè, la morte di Calvino raccontata da Gianni Celati, un altro grande scrittore, ma ci siamo fidati totalmente delle sue parole, che molto spesso sono parole autobiografiche. Lui ha scritto moltissimo raccontando di sé. Lui era uno che non parlava volentieri di sé, in realtà. Delle sue interviste filmate sono spesso molto difficili, perché lui era un uomo di grandi pause, di grandi silenzi, di grandi balbettii, ma ha molto parlato di sé, quindi era, non dico facile, ma insomma era possibile ricostruire una vita di Calvino con le sue stesse parole. E poi ci sono le parole dei libri, uno dei libri più famosi, soprattutto quella delle città invisibili, a cui ho cercato di dare appunto una risonanza che non fosse puramente l'illustrazione di quello che viene detto, ma che fosse un po' un tradire la letteratura, perché siamo al cinema, però con lo stesso spirito della letteratura. Com'è stato il lavoro con Marco Belpoliti?
Marco, oltre ad essere un grande intellettuale, è un amico con cui ci si trova subito. Infatti, se non fosse stato lui, non credo avrei accettato questa idea, di cui peraltro alla fine sono molto orgoglioso. Con Marco si parla molto, e poi chiaramente sul set ci sono io. Marco non è un uomo da set, la parte visiva di messa in scena, gli onori e gli oneri della cosa sono i miei, però abbiamo cofirmato il film perché l'autorialità non passa solamente da chi comanda sul set, è una cosa più sottile, anche una forma di rispetto e di complicità intellettuale. In questo senso il film, così come Già strada di lei di 20 anni fa, lo firmiamo insieme, anche se poi la regia ce l'ho io. Il film Italo Calvino nelle città, al cinema da lunedì 28 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento al coregista Davide Ferrario. Alla prossima! Grazie, alla prossima.